canale. Oggi sono qui per spacchettare con voi tre blind bag. Allora, io ne ho fatti pochissimi di questi video, forse è il secondo che faccio, però se a voi possono piacere, quando ci sono delle cose che mi ispirano in edicola, eccetera, posso fare questi video, anche perché sinceramente mi piace girarli. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Oggi in particolare andiamo a vedere queste tre blind bag. Questo è, c'è scritto Chinky Magazine, Charm, insomma, c'è scritto un sacco di roba e sono praticamente dei pony. Ci sono un sacco di pony, dopo vi faccio vedere il libricino. Poi, seconda blind bag, My Lovely Friends, veterinari. Sono questi qua, non lo so, li ho trovati carinissimi e ovviamente spero di trovare un coniglietto o il gattino. Poi dopo leggiamo come sono. L'ultimo è questo Happy Farm e ci sono un sacco di animaletti, veramente. Anche qua dopo vi faccio vedere le cose. Tutte quante le ho pagate 2,50 euro l'uno, le ho trovate in edicola. Adesso siamo ad agosto, quindi non so quando andrà in onda il video, ma spero che insomma ci siano ancora. E andiamo ad aprirli, insomma. Allora, prendo le forbici perché questo c'ha anche il sacchettino. Allora, ecco qua. Allora, questo è il libricino e questi sono i pony che si possono trovare. Sinceramente non mi piacciono tutti tutti, mi piace questo qui in centro, quindi quello bianco e azzurro, questo qui verde acqua e rosa e quello giallo. Quindi vediamo chi ho trovato. Dentro ci sono anche dei giochini da colorare, c'è per esempio Ariel, David. Non lo sapevo questo, non c'era scritto. Che carini, sono mini pony da colorare. E vediamo cosa c'è anche. Ah, ci sono questi giochini da bimbo, ovviamente. E poi ti fa vedere Anais, Cindy, Ariel, David. Oh, a me piace un maschietto, allora mi piace David. Cindy, questi qua sono quelli che mi piacciono, quindi David, Cindy e Anais. E questi sono gli altri che invece puoi trovare. Ah, questo qua anche è carina, verde, non l'avevo vista fuori. Ma ce n'è un sacco, allora Lola, che carini, Sara, c'è anche il mio pony. Allora vediamo un po' cosa troviamo, e qua c'è un giochino e poi quelli da colorare. La bustina è così e andiamo ad aprirla. Tan tan. Non l'ho aperta abbastanza. Vediamo, vediamo. Intanto c'è una carta e mi dice già che ho trovato Lola. Che non mi piace tantissimo, però vabbè, vediamo com'è. Ah, ma è piccolina, però è fatta bene. Che carina, dai. Invece è carina, cioè, pensavo di no, ma è carina in realtà. Vediamo se la mette bene a fuoco. È rosa, anche se il cellulare sembra più un arancione, però è rosa e gialla con le scarpine azzurre verdi. Ed è fatta bene, devo dire, ed è pelosina, quindi molto carina. Nella busta non c'è altro, no, c'è solo proprio il suo nome. Ah, anche la cartolina è pelosa. E 3 su 12, qua ti fa vedere quali ti mancano. E molto carina, molto carina. Andiamo a aprire la seconda blind bag, ovvero questa qui. My Lovely Friends Veterinari. Tra l'altro c'è scritto che cambiano colore in acqua, infatti ho già preso una bottiglia, cioè un bicchiere d'acqua e vediamo. Oh, qua dentro ci sono un sacco di cose, oh mamma. C'è il solito, questo è bello grande oltretutto, aspettate che lo apriamo. Oh, che grosso. Sì, ho trovato il coniglietto, penso, mio Dio, guardate che boccioso, tipo bimba felice. Penso, oh, ma lo sapevi? Guardate, ci sono tutte le cose, il battito medio di un coniglio. Questo mi è anche utile per il mio coniglietto. Comunque, vediamo dentro che cosa c'è. Mi sto chiedendo dov'è il coniglietto. In realtà il coniglietto non c'è. Molto bene, ragazzi. Allora, in realtà dentro troviamo questo, un cagnolino microscopico e un orso. Cos'è? Un criceto microscopico. E questo sarebbe il trasportino per questi animali. E poi ci sono questi gadget. Non ho molto capito questa blind bag, perché da qui pensavo ci fosse questo coniglietto. Sinceramente, anche da fuori pensavo che ci fossero
queste cose. Però, vabbè, almeno abbiamo le cosine carine e ci dicono anche, diciamo, come prenderci cura del coniglio. Vabbè, ok. Ah, sono collezioni fantastici stickers per completare il poster. Ah, ecco, vabbè. No, questa blind bag non mi è piaciuta molto. Io pensavo di trovarci i cosini carini. E vabbè, pazienza. È andata così. Niente, coniglietto carino. Ultimissima blind bag per oggi, questa è Happy Farm, immergili nell'acqua, maschio e femminuccia, probabilmente a seconda del colore penso sai se sono maschio o femmine. Speriamo di non rimanere deluse anche qua, speriamo che ci sia la cosina carina, vediamo un po'. Sì, qua c'è questo che serve per non sfirciare e troviamo un... che cos'è? Un cavallino? Sì, sembra un cavallino. Oggi è giornata di cavallini. È molto carino questo, rispetto a quelli là. Sì, è molto più carino. E sì, è un cavallino con il pannolino. Carino. E probabilmente vediamo cosa succede se lo mettiamo in acqua. Magari non succede nulla, Perché qua c'è scritto che se diventa rosa e femminuccia, e se diventa azzurro è un maschietto, quindi il pannolino è diventato azzurro ed è un maschietto. Beh, dai, è molto carina come cosa, no? Questa è un maschietto. Quindi questo è il video di oggi. Quindi vi faccio vedere le sorprese che abbiamo trovato dentro queste blind bag. Il pony, un altro pony a quanto pare, e due microscopici e veramente bruttini, scusatemi per queste blind bag non consigliate, di questi animaletti strani. Anche questi forse li puoi immergere in acqua. Succede qualcosa se li immergi in acqua? No, non mi pare. Non mi pare. Boh, non capisco queste blind bag. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Bacioni!